Importanti e che riguarda un po' la comunicazione e altre cose. Vorrei dare la parola a dei nostri amici che vengono da Napoli, dalla terra dei fuochi, e qui con noi Nicola, velocemente, grazie Nicola, benvenuto a Lecce. Ciao, inizio l'intervento dicendo che sono molto emozionato di essere qui e di vedere qui tanta gente che decide di mettersi in gioco e decide di difendere il proprio territorio. Vengo da Napoli, ok? Siamo qui per esprimere una grande solidarietà a questa lotta, una lotta che sentiamo anche nostra. Io vi ho già detto che vengo dalla terra dei fuochi, una terra che ha subito attacchi, una terra martoriata, una terra inquinata, una terra che ha visto l'accordo di Camorra, Stato e Polizia per la costruzione di una grande discarica a Chiaiano, una discarica di cui ancora oggi i cittadini subiscono i gravi effetti. Si ammalano di tumore bambini, figli, nipoti, nonne, sorelle. Ebbene, da quella lotta, ebbene, a Chiaiano è partito un grande movimento di liberazione, è partita una grande lotta che ha visto la cittadinanza mettere in campo pratiche pacifiche, mettere in campo pratiche di lotta contro chi voleva che i nostri territori fossero distrutti. Ebbene, questa lotta ha portato alla discarica, alla chiusura della discarica, per darci la prova che la lotta funziona, che uniti si vince, basta essere determinati. Da Napoli alla TAV, a qui a Lecce, nel Salento, il quadro è chiaro, stiamo assistendo un grande attacco ai nostri territori, un attacco alla democrazia, ma per sfortuna i potenti del mondo devono fare i conti con chi questi territori li ama davvero, con chi che questi territori li vuole difendere. Ebbene, da Napoli portiamo la nostra solidarietà, pensiamo che in questo momento il sud del mondo, tutti quelli che vengono sfruttati, tutti quelli che vengono schiacciati dai potenti debbano riscattarsi. Ebbene, per questo invito tutte e tutti il 22 aprile a Pontida, è una grande giornata di orgoglio meridionale, antirazzista e con tutti questi potenti del mondo. No TAP, né qui né altrove. Grazie Nicola, grazie, un bellissimo esempio, una bellissima partecipazione. Allora, vieni, allora, qui in realtà abbiamo tantissimi interventi molto interessanti. Velocemente, poi diamo la parola. Buonasera, io sono un signor nessuno, sono uno dei tanti che ha deciso di seguire questa faccenda e di mettere in campo il proprio corpo e le proprie idee per tentare di opporsi a questa ennesima nocività che vogliono imporre sulle nostre teste. Perché ho deciso di farlo? Io non credo che questa sia una questione di democrazia oppure una battaglia politica. Per quanto mi riguarda, questa è soltanto una battaglia sociale ed è una lotta di libertà, per come la intendo io. Perché qua ci troviamo davanti, secondo me, ad un'azione di colonialismo, quando per colonialismo intendiamo uno Stato o una qualunque potenza straniera che viene a imporre con la forza le proprie decisioni su un territorio e su una popolazione. Bravo! Ecco, io per carattere non ci sto e ho deciso di lottare. Bravo! Ho sentito tanto parlare di democrazia, ma quest'opera invece a mio avviso è stata proprio democraticamente imposta, partendo dall'Unione Europea, allo Stato nazionale, alla regione, eccetera. Bravo! Questa è una lotta di autodeterminazione e solo mettendoci in mezzo in prima persona che possiamo realmente fermarla, e sono contento che ci sia tanta gente, al di là dei sindaci, di tutto ciò che loro possono fare, ma siamo noi che non contiamo niente, che ci dobbiamo mettere in mezzo e bloccare l'opera.
Certo, se siamo in pochi, arriverà la polizia e sarà ben contenta di manganellarci. E a questo proposito voglio dire che non sono d'accordo col sindaco che ha detto che ringrazia le forze dell'ordine. Io no. Io le detesto, io le ho viste in azione. Le ho viste terrorizzare gli studenti minorenni accanto a me. Quando eravamo circondati dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa e tentavamo di bloccare il cancello. Ho sentito parlare di infiltrati da diversi anni a questa parte. Bene, li ho visti stasera gli infiltrati. Gli agenti della Digos, qua in mezzo a noi. La psicopolizia che tenta di scrutare nei nostri pensieri, tenta di strapparci i sogni dal cuore. Potete prenderci a bastonate, potrete arrestarci, ma tutto il resto non ce lo potrete strappare. E se ci sarà questa partecipazione di gente autodeterminata, col cazzo che passerete. Ho parlato prima di colonialismo. Abbiamo fatto girare io e i miei compagni un volantino che si chiama La guerra in casa. Lo abbiamo chiamato così non per una questione di esercitazione retorica, perché veramente qui ci troviamo davanti a un atto di guerra. Quel simpatico contractor dal nome Carlo Claudio Moruzzi, che si trova qua in mezzo e l'ho visto prima circolare, è espressione puntuale e specifica di questa guerra. Questo personaggio è un ex ufficiale dei paracadutisti, lo è stato per 15 anni ed è andato a fare le sue belle guerre in giro per il mondo. Io sono sufficientemente anziano da ricordare quello che i parà hanno fatto in Somalia nel 92, quando attaccavano la corrente elettrica ai testicoli dei somali e seviziavano le donne sotto i camion. Ricordo bene quello che i suoi colleghi Marine Ricordo bene quello che i suoi colleghi Marine hanno fatto ad Abu Ghraib. Le abbiamo viste e ce le abbiamo negli occhi quelle immagini. Ecco perché questo è un atto di guerra. Un'ultima cosa vorrei dire, perché non sono abituato a parlare in pubblico e mi agito e mi emoziono, scusate. Volevo dire soltanto l'ultima cosa, un punto che non viene mai eviscerato in queste circostanze. Io non sono lì per difendere esclusivamente un ulivo o per difendere la bellezza del tatuaggio. Del paesaggio, scusate, ma mi interrogo a cosa serve tutta questa energia. Questa domanda mi sembra che in troppi pochi ce la poniamo. A cosa serve tutta questa energia? Anni fa mi ricordo che ci hanno detto: mettete le lampadine a risparmio energetico a casa, così possiamo diminuire il consumo. E intanto sono sorti parchi eolici in tutto il Salento. Bene, e quindi l'abbassamento del consumo a cosa serviva? Poi ci hanno dato altre lampadine ancora che risparmiavano di più, così consumiamo meno, e sono sorte le pale eoliche, perché il problema non è solo il gasdotto, è tutto l'insieme del meccanismo di energia. E allora interroghiamoci a cosa serve tutta questa energia. Questa energia, a mio avviso, serve a mandare avanti un mostro, a mandare avanti fabbriche che producono un insieme di merci di cui non abbiamo bisogno, ma che ce le rendono utili a forza, e serve a incrementare un apparato bellico enorme. Pensate a quanto consuma l'apparato bellico di qualunque stato, un apparato bellico che va a fare guerre di conquista energetica per importare energia e consumare nuovamente energia con delle guerre. Forse non si è capito un granché di quello che ho detto, ma spero che si rifletta su questo punto. Grazie.